Barca della Pace, la goletta, o meglio lo sloop per entrare in termini tecnici, insieme ad Alessandro Capuzzo, che fa parte del dibattito che ha percorso il Mediterraneo come simbolo di pace, il Mediterraneo mare di pace, toccando Genova, Marsiglia, Barcellona, Tunisi, Palermo, e facendo quindi tappa finale a Livorno con il concorso della partecipazione di Misericordia, la Croce Rossa, della linea navale che ospita l'imbarcazione, perché oltre ovviamente al mare c'è anche un percorso di terra che muove tutto il mondo, l'Europa specialmente, per in qualche maniera resistere a un principio che fa parte della grande linea prima dell'Europa. Noi cerchiamo di offrire uno strumento a disposizione della politica nazionale per la pace per interconnettere le iniziative nei vari territori e sui vari argomenti a livello globale. Questo è l'intento forte della marcia mondiale che si svolge per la seconda volta dopo l'edizione del 2009, 10 anni fa, e che si propone appunto di diventare uno strumento continuativo svolgendosi ogni 5 anni. Molto buona, e in certi luoghi è stata un po' estemporanea ma molto calorosa, in altri invece come qui a Livorno è stato possibile costruire un percorso molto approfondito che si svolge addirittura nell'arco di 3 giorni. Dialogo aperto con i giovani, ovviamente convincere anche con i giovani. Stiamo cercando di aprire il dialogo proprio con i giovani di Fridays for Future, dei vari movimenti che stanno sorgendo un po' in tutta Europa. La nave è arrivata, il messaggio di pace attraverso il sibilo delle sirene perché si diffonda più lontano possibile. Sto lavorando mattina, pomeriggio e sera, anche la notte, per preparare uno spettacolo di burattini in cui Pulcinella, a seguito della barca di bambù con la goletta, va per i porti, per i 6 porti, e incontra personaggi. E ci sono scelte scherzose, ma anche, diciamo, discorsi sostanziosi sul tema. Ecco, perché questo, l'obiettivo è quello di fare questo spettacolo, registrarlo e mandarlo nelle scuole che poi vedranno attraverso le loro lavagne lì, eccetera, sia a Pisa che a Livorno. E qui a Livorno la cosa è fantastica perché arriva Pulcinella, si incontra con i livornesi al grido viva Livorno, viva 5-5 il Cacciucco, e poi dopo proprio vi devo dire una cosa importante a te e ai Pisani. Ai Pisani, ma i Pisani lo sai che mai il morto in casa che un Pisano all'uscio, ma guarda un po' se c'è il morto in casa, lui va giù sotto la ribalta, ritorna, non c'è, allora chiama Pisano, e dopo avviene tutto un dialogo molto buffo. Ok, ciao.